La scuola è la mia casa, aperta tutto il giorno, tutto l'anno, tutta la vita. E questo tentativo d'applauso un po' mi incoraggia perché avevo un po' paura di si presentasse una visione domestica o di scolarizzazione asfissiante. Ma non è così, eh? È la casa di chi impara, da bambino, da ragazzo, da grande, da adulto, non solo per adolescenti, non solo al mattino, o non solo in inverno, sempre. Education 2.0 lavora per questo tipo di casa. Appartiene alle scuole, ce lo diceva il dottor Gaglioni. È una comunità. Voi ne siete un esempio. Qui siete in minoranza, perché le cifre che ha dato il dottor Gaglioni indicano che siamo di più. Dove noi vogliamo costruire un nuovo, apprendere, sperimentare una novità di visione della scuola, un'idea di scuola che funziona, prima di tutto. Education 2.0 vuole essere il villaggio virtuale di tutte queste case. Noi siamo partiti un anno fa, eravamo pochi, era un po' strambo il progetto, tutto un mondo anche vicino a me e a noi ci guardava con diffidenza, forse anche con qualche sufficienza, e oggi le cifre degli accessi dicono che siamo pochi, però che il progetto è decollato, perché oltre ai 3.500 settimanali e 11.000 contatti mensili, persone non contatti, ci sono stati 72.000 contatti e 72.000 persone in tutto l'anno, e questo indica una cifra che naturalmente rispetto al corpo docente o agli interessati è poco, però non è niente, non è zero. Questo è il punto. Quindi noi oggi celebriamo questo anno. È una festa, che basta vederci in giro. E brinderemo con un po' di acqua gassata alla pausa pranzo, perché adesso dobbiamo lavorare. La scuola nuova, volevo dire, si costruisce dal profondo, se non si vuol dire dal basso, che può diventare un giudizio, malgrado le leggi e malgrado i provvedimenti. Non è la mia una posizione grillesca, antipolitica, e si fonda nel fatto che noi abbiamo fiducia nel corpo insegnante italiano, nella comunità scolastica fatta di studenti, di docenti, di genitori e di stakeholders, e cioè di tutto il contorno e di tutto il contesto, che sono una parte positiva di questo Paese. Se no non avremmo intrapreso questo tipo di attività, se non ci avessimo creduto. E gli ideologismi non ci interessano. Non ci interessano le guerre di religione che si consumano sulla scuola, né le restaurazioni nostalgiche. Quanti hanno risposto a questo nostro appello? Beh, voi siete circa 200, anzi qualcosa di più, perché io sono abituato a contare. E poi ci sono numerose scuole che hanno fatto progetti e anche che non li hanno presentati, anche se li hanno fatti. E noi ci siamo domandati chi glielo fa fare a costoro di fare progetti innovativi. Non ci guadagnano economicamente. Questa è una registrazione di una spinta che esiste dentro la scuola. Se no non si farebbero i progetti e si andrebbe avanti con la routine. C'è una carica. L'Information Communication Technology, la città dell'informazione, è entrata a scuola, nonostante fosse originariamente impermeabile, a sufficienza, come in altri paesi, no, però è entrata. E anche questo indica che c'è un terreno. Ciò che noi diciamo, c'è anche una curiosità a fare cose nuove. Lo stiamo registrando, che sia un fenomeno maggioritario o minoritario, in questo momento mi interessa meno. Forse mi interessa, perché questo però non basta.
E location 2.0 vuole essere una palestra di verifica del senso e della qualità di queste cose. Perché, come ricordava anche Giovanni Biondi, è un mio pallino, ma i progetti da soli non bastano. I progetti che esauriscono il loro compito al termine e che non lasciano una traccia nella vita quotidiana non bastano. Noi segnano che c'è una carica, però vanno indirizzati al sistema. E quindi l'ambizione è il sistema, è ciò che funziona complessivamente. È così che noi suggelliamo la responsabilità educativa, che è un imperativo categorico di questa società, che gli adulti hanno una responsabilità verso le giovani generazioni e verso il complesso della società, che è la responsabilità che è quella di educare. Per questo esiste l'istruzione, la scuola, per tutta la vita. Attenzione però, quest'idea, io dovrei pregare Carlo, perché qui c'è una specie di interrogatorio di terzo grado con la luce in faccia, per cui io sto affievolendo la convinzione nel dire, perché temo che sia una confessione, invece no. Ecco, poi c'è un vantaggio in questo, però io vedo tutti Dio, e quindi mi carico ancora di più. Allora, si è affievolita la missione della scuola, l'attrattività della scuola, perché l'invecchiamento di quel modello hanno perduto questa carica. Persino l'expansion scolaire, persino il 75% dei diplomati sulla leva d'età, che è un miracolo in Italia, siamo sicuri che continuerà, e anche forse in quelle parti del mondo che non innovano. Non lo sappiamo se noi non innoviamo la capacità attrattiva. E gli obiettivi di Lisbona sono ideologici e un po' burocratici, sono fissati al tavolino, per questo non hanno funzionato. Non si tocca in quegli obiettivi la mission e non si costruisce l'attrattività, ma solo degli obiettivi, che devono non essere quindi progetti episodici, ma i nostri progetti così devono essere, devono marcare il quotidiano. Ricordate Bruno Trentin, l'utopia della vita quotidiana, la grande utopia, di cambiare il quotidiano. Questa è la ragione d'essere del nostro lavoro. E io invito la discussione qui e il lavoro dopo a non rinserrarsi ciascuno dentro il proprio progetto, ma a vedere del progetto la capacità di incidere nel sistema, di inserirsi nel sistema, di contaminare di sé gli altri aspetti del sistema, se il progetto ha la validità di corrispondere appunto ad un'idea di scuola. La scuola è la mia casa, è la bottega del Verrocchio di Cimabue, che costruisce l'uomo artigiano, che è un altro modo di essere della cultura di oggi, dell'uomo colto, che costruisce con la sua sapienza professionale la sua presenza nella società. Ogni vostro progetto si deve fondere nel sistema educativo nuovo, e la mission è quindi di costruire un sapere che consente a chi impara a capire. Ecco l'obiettivo della scuola: capire e non affastellare solo conoscenze una sopra l'altra. Naturalmente senza le conoscenze noi non capiamo. Quindi prima di tutto conoscere e poi dare di più di quello che serve alla propria vita, di questa conoscenza, non soltanto quello che serve e basta. Perché è vero, noi la mission è anche si realizza se si convincono i discenti sulla utilità di quello che loro fanno passando il tempo a studiare. Perché questo è l'interrogativo continuo dei bambini e dei ragazzi: a cosa mi serve imparare questa cosa che mi sembrerebbe astrusa? E quindi c'è la rilevanza dell'utile della scuola, che è stato disprezzato in una visione astratta del disinteresse, tra virgolette, che pure è un grande valore. L'utile significa preparare l'uomo sociale, cioè il cittadino che lavora professionalmente in modo capace, però deve essere più ricca del necessario, perché la mia casa è la scuola dell'utile e del bello. E a cosa serve un fiore? A cosa serve la gioia di una poesia? Come trasformiamo questo